Ciao ragazze, bentornati sul canale Full Face Low Cost totalmente Astra Makeup. Ve l'avevo già spoilerata qua e là, anche nello scorso video vi avevo fatto vedere dei prodotti che sono entrati fra i preferiti su Instagram, che vi lascio sempre qui. Vi ho segnalato vari prodottini da comprare che stavo testando e adesso arriva la full face, quindi tra un po' vi lascio al get ready with me per vedere quali prodotti ho utilizzato oggi, però prima vi do delle informazioni. Allora, io ho acquistato tutto quello che vedete in questo video sullo shop online, tranne un paio di referenze che poi ho acquistato nei negozi, perché molte di voi mi avevano detto dove appunto trovare Astra, e come vi dicevo anche nello scorso video, è un brand che io ho trovato nei questi negozi molto grandi di cinesi. Molti di voi mi hanno scritto anche nei commenti sotto allo scorso video che c'è, dovrebbe essere nelle profumerie della bellezza, Iper Soap, insomma in questi negozi qui, però andate sotto il video dei preferiti, ve lo lascio linkato qua giusto per vedere nei commenti dove sono rivenduti. Quindi quello che vi farò vedere io è tutto quello che ho comprato sul sito. Ovviamente comprando online e non vedendo dal vivo certi colori può succedere, ecco, che abbia toppato soprattutto in un prodotto che tra un po' vedrete. Nell'info box c'è la lista con tutti i prodotti che ho utilizzato ed il prezzo, quindi se ve lo perdete, lo dico anche nel video, ma se ve lo perdete potete aprire l'info box e io vi lascio al video. Ok, iniziamo subito con il primo, anzi i primi due prodotti per la base. Il primo è questo fondotinta. Ho scelto questo fondotinta perché mi ispirava, visto sul sito. È un fondotinta in crema full coverage effetto seta, la colorazione è la 02. Ok, è un fondotinta compatto in crema che però una volta che si stende sulla pelle si fissa come se fosse appunto un fondotinta già incipriato. Il pack è questo, come vedete specchietto, prodotto che è protetto dalla polvere, da questo comodissimo, e non è facile da trovare, protettore in plastica che adesso non c'è più, e la spugnetta. Io generalmente le provo sempre le spugnette dei fondi quando arrivano con la loro spugnetta, ma questa la possiamo anche skippare. Il prezzo di questo fondotinta è di 6 euro e oggi noi lo applicheremo con un pennello a compatto, quindi con delle setole compatte e dense. Ho provato a utilizzarlo anche con la spugnetta, in entrambi i casi mi piace molto, quindi cosa faccio? Vado ad applicarlo. Come vedete ce l'ho su metà viso, mentre sull'altra metà ho tutte le mie varie discrumie e i miei problemini. È un fondotinta che a me piace tantissimo, tantissimo, perché è facile da applicare, veloce, viene bene con la spugnetta, viene bene con il pennello, ovviamente essendo un fondo compatto non si può prelevare con le dita e quindi l'applicazione prevede dei tools diversi, però con una sola passata ha uniformato perfettamente il mio incarnato, il colore è anche giusto e quello che vedo io da vicino, che magari voi con la telecamera non riuscite a vedere ma ve lo dico io, è un effetto proprio molto naturale, non secca ma non è eccessivamente cremoso, quindi per una pelle mista va benissimo e aiuta non evidenziare i pori dilatati. Faccio anche l'altra metà del viso. L'applicazione che vi consiglio io però è questa qui con il pennello. Vedete, una passata in maniera molto veloce è sufficiente. Non ho bisogno di andare a ripassare su zone dove magari vedo che non ha coperto, perché comunque uniforma benissimo e mi piace tanto. Lo sto utilizzando proprio con piacere. Infatti è finito nel mio cassettino dei prodotti che utilizzo di frequente, quindi più tutti i giorni, che faccio ruotare spesso. Passiamo al correttore. Ho voluto provarne non uno ma due correttori diversi. Ho preso il Long Stay Concealer correttore lunga tenuta SPF 15
alta coprenza nel colore 02 e poi avevo preso e pensato per andare insomma ad utilizzarlo in questa zona, quindi per fare un triangolino sotto gli occhi ed illuminare la zona, il Fluid Cover Pen, correttore liquido, sempre nella colorazione 02. Questo, il Langstay, viene 4,90€, mentre questa penna, che fa un po' l'effetto, diciamo, dei, per capirci, alla Touche Éclat di Yves Saint Laurent, viene 3,90€. Allora, questo non ho potuto provarlo e non lo posso utilizzare per fare quel discorso che vi dicevo, perché il colore 02 è marroncino, è molto molto scuro e forse andrà bene, forse, però mettiamo sempre tra parentesi forse, quando avrò preso un po' di colore dopo una settimana di mare, di vacanza, perché al momento non si può proprio, non, cioè è completamente sbagliato il colore per me. Lo 02 invece del Long Stay, adesso lo andiamo ad applicare, è un correttore che mi piace, ma non sono pienamente contenta del punto di colore. Allora, lo 01 era troppo chiaro, lo 02 va bene come colore, ma secondo me è un po' spento come punto di colore per un correttore. Dovrei fare un mix fra lo 01 e lo 02, ma a questo punto non conviene, nel senso che andrei a spendere una decina di euro, per 10 euro invece di usare due correttori ne posso usare semplicemente uno. Però è un correttore che io lo applico appunto stendendolo con una spugnetta qualsiasi, adesso avevo questa più vicino a me. È un correttore comunque che si fissa bene, dura bene tutto il giorno, non evidenzia i segni di espressione, quindi se avete un contorno occhi più segnato non vi dovete preoccupare perché non lo enfatizzerà. Però, come vi dicevo, io non sono soddisfatta proprio al 100% del colore. Cioè, sì, uniforma bene, però io poi quando ho a base finita mi guardo, non mi vedo tanto luminosa in questa zona. Va benissimo anche per coprire, io metto sempre un po' di correttore qui in questa zona, un po' di discrumie che magari possono rimanere dopo aver applicato il fondotinta. Però mi piace, è un full coverage, ma per, secondo me, più una coprenza da media a full, e però non è secco, ci sono full coverage molto più secchi, questo non lo è affatto. Passiamo a finire tutto il viso. Come palette per tutto il viso ho preso questa, mi ispirava a questa perché abbiamo appunto quattro prodotti che ci servono per scolpire, illuminare, eccetera, ed è la Contour Blush Highlighting nella colorazione Peach Romance, che è la 01. Il prezzo di questa palette è di 6,90€ per 4 cialde di prodotto. Abbiamo un colore che serve appunto per illuminare opaco, un bronzer, un blush ed un illuminante. Allora, di queste palette, di questa palette salvo questi tre colori, non l'illuminante, perché è un illuminante che visto così è molto bello, ma quando poi lo si va a, ad applicare, intanto non ha questo payoff luminoso rispetto ad altri illuminanti, ma vabbè, potrebbe andare comunque bene, solo che quello che non mi piace è il fatto che non ha una perla pressata, cioè non è un illuminante pressato, ma ha questo rilascio di micro glitterini che non mi fa impazzire, quindi non è fra i miei illuminanti preferiti, però comunque oggi lo utilizzeremo. Iniziamo con questo prodotto che vado a prendere con la spugnetta, quello più chiaro, e vado a fare una sorta di baking qui sotto. Una cosa che ho notato di queste palette è che sono molto, molto, molto farinose, sfarinano tantissimo, però come palette low cost per tutto il viso va bene, insomma. Non pretendo neanche la performance di una palette da 70 euro, ecco. Passiamo al bronzer per andare a scolpire un po' il viso. Scusate che la devo mettere giù perché, come vi dicevo, sfarinano tanto, tanto, tanto.
Ci sono altre varianti di colore, eh? Io adesso sto usando la Peach Romance perché aveva dei colori che mi piacevano di più, però ci sono tantissime altre alternative. Anche qui, sì, è un buon prodotto, come vi dicevo prima, però io ci devo lavorare tanto. E sarà un discorso che vi farò a breve per un prodotto per gli occhi, perché queste polveri, sì, vanno bene, però le devo veramente lavorare tanto, quindi le devo prendere tanto, tante volte col pennello. Lo uso ma proprio di terra per andare a evidenziare dove di solito mi dovrei abbronzare. Ok, poi prendiamo il blush, cambio pennello, è questo qui che è un rosato pesca, insomma, un colore che non uso di solito perché tendo a prendere un po' più quegli aranciati terracotta, però usiamolo. Passiamo però alle sopracciglia, qui sfodero un prodotto che mi è piaciuto tantissimo ed è questo prodotto qui. Questo si chiama Eyebrow Lover Mascara ed è un mascara infoltente perché ha delle fibre all'interno per le sopracciglia. La colorazione che ho preso io è la 02 e il costo è di 3,90 €. Vi devo dire la verità, ha preso il posto del mascara per le sopracciglia di MAC. Perché? Perché questo mascara ha un applicatore piccolissimo, quindi ci permette di essere molto precise, di non sporcare la parte dove non ci sono i peli, quindi dove non c'è la pelle, dove non c'è appunto il sopracciglio, e mi permette di essere molto molto precisa. In più fissa benissimo, dura tutto il giorno. Non ho preso matite per le sopracciglia perché avendo il tatuaggio ho più bisogno di un prodotto di questo genere. Però se voi non avete il tatuaggio ma avete comunque la sopracciglia non da ricostruire, quindi non ci sono delle parti mancanti, diciamo dei peletti che hanno creato dei buchi, potete usare un prodotto del genere tranquillamente, anche se avete proprio pochissimi buchetti, perché avendo le fibre l'effetto ottico che risulterà sarà quello comunque di un sopracciglio definito e più pieno. Passiamo ora invece agli ombretti. Io ho visto che Astra ha lanciato delle nuove palette per gli ombretti a quattro colori, che però quando io ho fatto l'ordine online non c'erano. Quando poi sono andata, come vi dicevo, in negozio non c'erano, e quindi quello che mi colpiva di più, perché volevo provare una cosa del genere, poi la trovavo anche pratica, comodo, ho detto se è un bel prodotto è la svolta, anche di spazio, è l'ombretto duo che costa 4,50 €. È questo qui. Io ho preso il colore 01 che è praticamente composto da un colore chiaro e un colore grigio fumo, quasi nero a vederli qui. Quando mi è arrivato, e qui abbiamo questo enorme problema, quando mi è arrivato l'ho sbocciato e mi ha ricordato il trucco che faceva mia mamma quando ero piccola, negli anni, fine anni 80, primi anni 90, perché sono degli ombretti con due polveri shimmer molto glitterate, con dei micro glitterini un po' come l'illuminante, super luminose ma allo stesso tempo non pigmentate. Vedete che c'ho un pelo che vola. Non pigmentate. Adesso io vi faccio vedere, le prendo con le dita e vi faccio vedere perché non le applicherò sull'occhio. Quando l'ho provato, ci ho messo veramente tantissimo a fare un trucco occhi e ho provato ad utilizzare quello più scuro bagnato. Infatti ho preso il pennello, ho bagnato un pezzettino, ho detto magari riesce più, vanno usati bagnati e ci proviamo. No,
Io mi sono truccata dopo averci messo veramente tantissimo, perché comunque il trucco occhi non veniva. E io sono del parere che meglio niente piuttosto che una cosa che facciamo, cioè non sia bella da vedere. Alla fine sono uscita, ho fatto tutto quello che devo fare, tempo neanche un'ora, erano completamente spariti i colori, cioè la definizione dalla mia palpebra, e quindi cosa ho fatto? Ho preso il dito, ho spalmato tutto, sembrava praticamente uno smokey eyes dopo 15 ore con una palpebra molto oleosa. Quindi assolutamente bocciato, anche perché costa 4,50 euro, cioè no, ci sono dei prodotti che ho qui davanti che costano molto meno, che sono molto più validi. Comunque, ve li faccio vedere. Allora, colore chiaro, proprio sembra un bianco gesso, e il colore scuro, che è questo qui, ok? Bene, questo è il mio braccio. Ok? Ci rivado su, provo a sfumarli. Direi che possiamo tutte essere d'accordo che possiamo skippare gli ombretti e non ve li comprate. Dopo aver fatto le sopracciglia posso finire con il mio illuminante, che anche qui vi faccio vedere com'è. Allora, ad illuminare illumina. Non è quello, è solo che io preferisco altri, ma qui è un gusto mio personale, nel senso che non è che il prodotto non funzioni, è il mio gusto personale che preferisco appunto degli illuminanti diversi, delle polveri diverse, però. Ad illuminare illumina, solo che se poi io mi guardo da vicino, magari vedo dopo se riesco a farvi dei close-up, noto appunto questi glitterini sulla pelle che non mi piacciono, anche qui sembrano un po' anni 80. Passiamo al mascara. Ho due mascara, entrambi costano 2,90 euro e sono entrambi dei mascara incurvanti. C'erano tantissime mascara sul sito, io ho scelto quelli che mi potevano interessare di più, a partire dalla descrizione ovviamente, non è che ho due occhi, quindi posso provarne due alla volta, non 10. Ho preso l'Instacurls, hashtag Instacurls, che è un mascara incurvante, colore entrambi è nero, con questo applicatore enorme, questo applicatore enorme, e poi ho preso. L'applicatore non è in silicone ma è in setola. Il Curling Volume, mascara a volume panoramico, curve sensuali, ciglia definite e sollevate, che ha un applicatore sempre in setola, però più piccolino. Quindi in teoria si domina meglio mentre si applica il mascara sulle ciglia. Ovviamente non applico il primer, non applico nulla, non piego le ciglia, vi faccio vedere adesso l'applicazione. Parto con questo, il mascara, quello tutto nero. Scarico un po' di prodotto perché, come vedete, l'applicatore prende su tantissimo prodotto, quindi vado a scaricarlo. Ed applichiamo il mascara. Ok, questa è una passata di mascara e ovviamente ho sporcato la palpebra, ma con questi applicatori mi succede spesso, quindi vabbè. Io noto che non le pettina bene, ma è sempre dovuto al tipo di applicatore. Ovviamente quelli che preferisco io in elastomero hanno un potere più pettinante, oddio, se si può dire così, ma lo diciamo per farvi capire. Non le vedo neanche così sinceramente incurvate. Faccio le ciglia inferiori e vado a fare una seconda passata di prodotto. L'importante è che in questo caso, con questo mascara, ho notato che fra una passata e l'altra
bisogna far asciugare la prima passata leggermente per poter poi lavorare meglio la crema, il prodotto, proprio la texture del prodotto. E questa è con due passate. Passiamo adesso a quest'altro, all'Instant Curls, che come vi dicevo ha un applicatore molto più grande, vedete? Bello grosso, sempre in setola. Pulisco sempre qui bene 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 tutto il prodotto, anche se questo ha le setole un po' più lunghe, vediamo. Anche se questo ha le setole un po' più lunghe rispetto all'altro, quindi teoricamente dovrebbe pettinare le ciglia meglio. Io mi aspettavo da questo mascara un potere più incurvante e più volumizzante, invece è fra i due quello che preferisco meno, perché sinceramente non mi ha colorato le ciglia, ma non me le ha riempite, non me le ha volumizzate, non me le ha neanche più di tanto incurvate. Vedete, non so, mi sembrano un po'. Boh, basta, mi devo fermare qua perché si stanno già tutti appiccicando. Come vedete, ho anche l'eyeliner. Questo mascara mi fa l'eyeliner. Comunque, questi sono i due mascara a confronto. Fatemi sapere voi quale preferite, poi alla fine del video vi dico il mio preferito. Ultimi prodotti che vi mostro, ma questi ve li ho già spoilerati qua e là su Instagram, da tutte le parti, anche nello scorso video dei preferiti, sono i prodotti Lambra. Sono in modo particolare le matite Lambra, che vengono 2,50 euro, queste sono le Professional Lip Pencil matite Lambra. Come vedete hanno forme e misure diverse perché si capisce quale utilizzo di più e le utilizzo proprio con piacere, sono delle matite in legno. Vi ho detto il prezzo? Sì, 2,50 euro, ci sono tantissimi colori, io ne ho presi tre, ho preso il 32, il 33, il 47, il 32 e il 33 sono dei nude, uno un po' più chiaro, uno un po' più mattoncino, più marroncino, scusate, più spento. E poi c'è il 47 che invece è un rosa malva, un bel rosa labbra. No, tanto vi faccio vedere le swatch delle matite, così vi faccio vedere tutti e tre i colori. E poi passiamo ai tre rossetti. Questi vengono 2,90 euro, io ho tre colori, il 2, il 5 ed il 41. Vi metto adesso gli swatch. E noi oggi faremo la combo che ho fatto in un trucco su Instagram che vi era piaciuto un sacco, ovvero matita numero 33 e rossetto numero 41. Quindi la matita un po' più marroncina, un nude marroncino, e il 41 che è questo colore, bellissimo, stupendo. Quindi ho delineato e riempito le labbra e adesso passiamo al rossetto
Quindi questo è il look finito con tutti i prodotti Astra. Quello che non ho utilizzato, che non, tipo la cipria, non l'ho messa, quindi tutto quello che ho utilizzato ve l'ho fatto vedere. Arriviamo alla pagella. Cosa salvo di questa linea? Almeno di questi prodotti che ho usato io, di quelli che ho appunto utilizzato in questo video. Sicuramente salvo il fondotinta. Il fondotinta mi piace anche da tenere in borsa come fondotinta da ritocco. È facile da applicare, una coprenza veloce, uniforme, dura bene tutto il giorno, non fa macchie, non enfatizza i pori. Cioè è un buon prodotto, per 6 euro è un ottimo prodotto, quindi assolutamente lo salvo. Come salvo il brow gel, il mascara per le sopracciglia, anche qui ha preso il posto di quello di MAC che rispetto a questo ha l'applicatore un po' più grande, quindi c'è il rischio di sporcarsi. È facile, veloce, on the go, si usa tranquillamente. Salvo come palette viso, ma non diventa la mia palette viso preferita, questa qui, 4 colori nella colorazione Peach Romance, perché nonostante siano delle polveri molto farinose, quindi che sfarinano facilmente, non così eccessivamente pigmentate, mi rendo conto che è una palette veloce da utilizzare. È una palette anche per chi non è pratico di contouring, non sa come dosare bene le polveri, non vuole fare non ha la mano, diciamo, allenata a mettere prodotti in polvere sul viso, quindi come palette magari per iniziare ad approcciarci a questo sistema, chiamiamolo così, va benissimo, quindi assolutamente la salvo. Poi non diventa la mia preferita, ma questo è un altro discorso. Non posso salvare i correttori, perché questo non posso salvarlo, perché Porello non l'ho neanche provato, ma questo qui non ha quel tocco di luminosità che piace a me nel contorno occhi, quindi anche lì dovrei utilizzare 2 colori per avere una performance, quando ci sono altri correttori anche low cost che il loro lavoro lo fanno benissimo, quindi perché lo dovrei salvare non ha senso. Lasciamo perdere. Mascara, forse fra i due salverei questo, quindi il Curling Volume mascara volume panoramico, anche se non arricchiscono la mia makeup collection, ecco, diciamo così. Non, sì, vabbè, ok, però allo stesso prezzo preferisco di gran lunga i mascara di Essence, di gran lunga. Quelli fanno proprio un effetto veramente, cioè tutti quelli che ho provato hanno delle rese finali molto molto meglio. E poi assolutamente li salverei, anche se stessi per distruggere tutta la mia makeup collection, ma salverei i prodotti labbra, le matite soprattutto e i rossetti, perché secondo me sono veramente degli ottimi prodotti per composizione, quindi per come sono stati creati, per performance e per durata. Assolutamente tutti da salvare. Spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima full face low cost e ai prossimi video.